il Comitato Olimpico Internazionale li definì giochi da sogno. 10 anni dopo delle Olimpiadi di Atene 2004, restano arene ricoperte di graffiti e piscine trasformate in discariche. Ogni oggetto rimovibile è stato portato via. I giochi, che si svolsero tra il 13 e il 29 agosto del 2004, erano stati ben organizzati. L'accoglienza della Grecia è impeccabile per la soddisfazione di atleti e visitatori. Nel 2014 molti di quei luoghi da sogno fanno i conti con la realtà dell'assenza totale di programmazione. Secondo le promesse, gli edifici avrebbero dovuto servire gli ateniesi per generazioni. Non dimenticherò mai quanto ci sentimmo orgogliosi, ricorda Stella, una dei 47.000 volontari. Avevamo la speranza di un futuro migliore, ci illudemmo che la Grecia sarebbe diventata migliore grazie ai giochi. A differenza delle altre città dove sono state ospitate le Olimpiadi, che hanno usato strutture prefabbricate, Atene ha scelto di erigere edifici permanenti, che sono serviti solo agli interessi dei costruttori. C'era un piano per l'utilizzo di ogni sede, ma dopo il 2004 il governo seguente scelse di non eseguirli per meri interessi politici. In generale, la Grecia non è riuscita a mantenere vivo lo spirito dei giochi. 10 anni dopo si parla di spreco, visto il costo lievitato, soprattutto a causa dei lavori in ritardo, a 9 miliardi di euro. Un buco che secondo molti ha avuto un ruolo anche nella crisi economica che ha devastato la Grecia dal 2008 in poi, un'accusa però respinta dal Comitato Olimpico Ellenico. Chi dice che i giochi olimpici sono responsabili della crisi economica non ha studiato matematica. L'investimento per le Olimpiadi è stato di 8 miliardi di euro. Nel 2009 il debito greco era di 320 miliardi di euro. Molti spazi sono stati chiusi con reti di recinzione cancellate. Le piscine sono vasche di fango. Le Olimpiadi tornano a casa, fu lo slogan dei giochi del 2004, e oggi di quella casa non restano che immagini spettrali. L'unica consolazione è che l'antica Olimpia resiste all'uomo. Nel 2004 la Grecia vinse la battaglia, 10 anni dopo sembra che il paese abbia perso la guerra. L'orgoglio nazionale ha lasciato il posto alla delusione e alla rabbia, ma ancora ora l'utilizzo delle sedi olimpiche potrebbe contribuire ad uscire dalla crisi.